Stefano Bersani, se mi sente, sì, di aiutarci a completare questo quadro istituzionale, ma anche di come si è nato il progetto. Prima due cose inizio. Prima un ringraziamento al di là di tutte le istituzioni, degli imprenditori e le realtà del territorio che sono state già citate, mi permetto di ringraziare in prima persona la dirigente scolastica di questa scuola, senza la quale, senza la tenacia e la cocciutaggine, in senso positivo, non si sarebbe costruito quello che qui si è costruito. Quindi io ringrazio molto. Anche per aver accettato di rimanere in servizio, pur potendo scegliere di fare altro, ma non si poteva lasciare questa realtà incompiuta, va portata a compimento, almeno fatta camminare. Poi maturerà anche il scenario con altri che dopo di noi prenderanno in mano. La seconda cosa è che mi fa piacere che oggi, se avete notato, si stanno dicendo cose positive. E se ci pensate, mi vedevo togliere qualche sassolino, un sassolino non con voi, è come se oggi ci fosse qui la narrazione di una profezia di bellezza e di positivo. Una profezia non è un'invenzione, è fondata su dati reali. Abbiamo tutte le condizioni per fare, costruire bellezza, ma la bellezza è positivo. Se leggete i giornali, non è così. Tutte le volte che inizia l'anno scolastico ci sono profeti di sventura, che io definisco ora fanatici di sventura, perché anche quando non ci sono notizie negative se ne vanno a creare altre. Avete notato che quest'anno non si è parlato? Di cosa non si è parlato quest'anno dicendo che la scuola sarebbe stato un problema? Di organici. Di che cosa si parla? Di supplenti. Avete notato il cambio? Per 10 anni, 15 anni, tutti gli anni, le polemiche, mancano gli organici, anche quando in alcuni momenti ci sono state difficoltà, in altri un po' meno. Quest'anno che non si poteva dire che mancano gli organici, non perché, perché in realtà li abbiamo sommati anno dopo anno, è venuto fuori il tema delle supplenze, come se fosse oggi che si scopre il problema. I problemi non si affrontano così, perché questo genera un rumore di fondo che non fa più capire dove c'è il disturbo del motore. Se uno vuole sentire il motore quando va e se va bene, deve avere silenzio e ascoltare. Se torna il braccio chiasso, non si capisce dove sta il problema. Allora, questo ve lo dico perché devo cercare di fare in modo di far percepire che la realtà del mondo della scuola è molto più positiva di quello che viene descritto tipicamente dai giornali. Vi segnalo anche che la scuola di questa regione, che è scuola di questa regione nel senso le scuole statali e i dipendenti statali che operano in questa regione, hanno superato quest'anno, abbiamo superato i 72.000 posti. 72.000 posti, che poi non sono le persone che lavorano, perché chi sa, chi ha anche l'azienda, sa che poi ad ogni posto c'è una maternità, un part-time, una malattia. Le persone che lavorano nella scuola sono molto di più. Ma come posti abbiamo superato i 72.000 posti, che significa spesa Stato, non per gli edifici, non per la gestione,
non per il riscaldamento, tutte queste cose escluse, solo di personale, più di 2 miliardi d'anno di euro in Emilia-Romagna per il servizio scolastico. Questa è la scuola in Emilia-Romagna. Ha un senso che spendiamo tutti questi soldi che sono della collettività se non per fare il bene del nostro paese e quindi dei nostri ragazzi che sono il nostro futuro? E qual è il bene? E qui mi viene in mente, vi spiego velocemente, laboratorio territoriale occupabilità. Laboratorio, cosa significa fare laboratorio? E perché quindi è un bene fare un laboratorio? Mario Lodi, che è stato un maestro della scuola italiana, della pedagogia italiana nella seconda metà del Novecento, raccontava che il primo giorno di lezione entrò in classe, si mise, lui era della zona cremasca, no, anzi mi sbaglio, del Cremonese, entrò in classe, dopo un po' un bambino si sollevò, si alzò e andò a guardare la finestra, anche gli altri andarono a guardare la finestra e lui si chiese, gli do una, come dire, una sanzione, gli do un voto, gli faccio una nota a tutti loro, oppure che cosa faccio? Pensò di alzarsi e andare insieme a loro a guardare dalla finestra. Il laboratorio è questo, la scuola non si può fare ancora e tutta come lezione frontale, bisogna aprire finestre perché i nostri ragazzi vedano il mondo che c'è, la realtà che c'è e comincino a praticarla. Mario Lodi cominciò a praticarla, per esempio, portandoli in campagna, e nel mentre andava in campagna a vedere gli agricoltori come lavoravano, e gli spiegava per esempio i fiumi, i corsi d'acqua, le colline, le nuvole, le scienze che si insegnano. Oppure chiamava medici per spiegare tutta una serie di aspetti legati alla medicina. Allora, se questo, e quindi alla sicurezza, alla salute, se questo si faceva, ed era la scoperta di Mario Lodi negli anni 50, la scoperta equivalente nelle scuole secondarie e secondo grado è andare alla finestra e pagare, aprire la porta e andare a vedere nel mondo attorno, nel mondo che c'è fuori, che cosa c'è. Quindi, laboratorio è il come, è il facile, è il prendere consapevolezza della realtà. Territoriale è chi? Laboratorio territoriale occupabilità. Territoriale con chi? Io in questi giorni ho nominato 207 nuovi presidi di questa regione, praticamente poco meno il 40% dei nuovi presidi, di questa regione saranno nuovi. E di questo 40% il 60% viene da altre regioni. E alcune delle persone che sono venute, quindi arrivano e dicono, beh, va là, va bene, c'è l'assegnazione in tutto il territorio, alcuni hanno la convinzione, perché questa regione anche come brand, è un brand estremamente diffuso e positivo sul territorio nazionale, allora sono convinti che arrivano e qui troveranno meraviglie. E allora guardate che in questa terra, di cui ho la fortuna di essere direttore e uno dei pochi fra i direttori generali che è anche nella propria terra di nascita, in questa terra non è che nascono le persone migliori. La forza non è un dono di nascita, un'etnia che ha i geni superiori, assolutamente no, anche perché oltretutto moltissimi degli abitanti di questa terra, questa regione, provengono da altre regioni. Allora, qual è la forza di questa regione se non è un capitale umano dotato naturalmente di talenti? La forza di questa regione, e credo che sia solo uno, perché anche il capitale dice, vabbè, ma il capitale non nasce dal nulla.
come ricordava la fondazione bancaria prima, il capitale viene generato dalla sapienza e dalla capacità. Allora, da cosa nasce la forza di questa terra? Io mi sono dato solo una risposta: nasce dalla capacità di fare rete e di non considerarsi in maniera individualistica. Non a caso le prime cooperative sono nate in questa terra. L'idea di una imprenditorialità responsabile, la responsabilità è sempre personale, ma capace di cooperazione, perché se si cresce tutti si ha per esempio capitale umano più formato e quindi abbiamo bisogno di scuole migliori, ma si formano meglio se le scuole aprono le finestre, ma per aprire le finestre e le porte bisogna che possano anche incontrare il mondo del lavoro. Ecco, e chi è quindi il laboratorio territoriale dice chi fa questi laboratori? Il territorio. Se nel territorio c'è connessione fra scuola, università, imprese, volontariato, mondo cooperativo, tutto quello che volete, e non ci si chiude nella propria casina, ognuno per conto proprio, e fuori vada tutto quanto alla manovra, se c'è questo si fa un laboratorio, se questo non c'è si sta chiuse noi in classe, le imprese nella propria aziendina, ma non ci si apre al mondo. Questa è la forza di questa terra, il capitale sociale. Lo dico io, ma lo dicono anche tutte le indagini dagli anni 70 in poi, che hanno evidenziato questa particolarità. Il capitale sociale, come tutti i capitali, non sono donati per diritto divino. Se si coltiva, cresce, se non si coltiva, cala. Non c'è niente da fare, nulla è immutabile. Quindi non pensiamo che siccome c'è questa condizione, questa sarà sempre così. No, no. Un capitale sociale in 20 anni si perde, in una generazione si può perdere, quindi c'è da continuare a lavorare enormemente per tenere questa che è la vera ricchezza di questa terra e poi genera tutte le altre condizioni. E l'ultima condizione è laboratorio, territoriale, occupabilità. Occupabilità non è una bellissima parola. E gli LTO non sono nati qui, sono una intuizione del Ministero dell'Istruzione, dell'allora Ministro Pro Tempore, che attivò questi laboratori territoriali finanziandoli per quanto riguarda il Ministero per 750.000 euro l'uno. Abbiamo in Emilia Romagna 8 laboratori che per un importo complessivo finanziato dal nostro Ministero di 6 milioni di euro, ma che prevedeva l'avvio dei laboratori se localmente, territorialmente si fossero trovati cofinanziamenti al finanziamento ministeriale, altrimenti i soldi dal ministero non sarebbero venuti. Occupabilità, non pensiamolo come, la parola non mi piace moltissimo, comunque, vabbè, non pensiamola nel senso di occupazione lavorativa, allora io trovo un posto di lavoro, non è questo. L'RTO non ha lo scopo di trovare un posto di lavoro. Pensiamo all'occupabilità in termini di, pensando alla sua radice etimologica, occupare significa prendere possesso. Di che cosa si deve prendere possesso? Di cosa i nostri ragazzi devono prendere possesso? Delle competenze, almeno iniziali, per poter affrontare il mondo del lavoro o il mondo dell'istruzione terziaria, avere quel minimo di competenze, che significa conoscenze ma anche abilità, per poter essere introdotti alla fase successiva del loro percorso di vita. Occupazione quindi come acquisizione di competenze, occupabilità, presa di possesso di competenze fondamentali per la loro esistenza, in particolare per la loro vita lavorativa. Questo è l'LTO. Come si fa? L'ho detto, il finanziamento l'ho detto, perché l'abbiamo fatto? L'ho detto, abbiamo bisogno di aria nuova, di aprire finestre che alle elementari, nella primaria, possono essere esemplificate nel senso che ho detto prima, e invece nella scuola secondaria e secondo grado devono avere radicate connessioni col mondo dell'imprenditoria territoriale, locale.
per capire come è il mondo, come è la realtà lavorativa. Questo introduce, ragazzi, anche la scelta fra un percorso lavorativo, un percorso terziario professionalizzante come sono gli ITS, che spero crescano come numero anche di scelte. Siamo qui presente la direttrice dell'ITS Maker di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Fornovo, quindi praticamente tutta la parte centrale dell'Emilia Romagna, e poi il percorso universitario. Quali che siano le scelte, noi dobbiamo cercare di fare in modo di strumentare i nostri ragazzi perché siano in condizione di scegliere e di correre il rischio, perché non c'è scelta senza rischio, e chi non rischia non cammina. Grazie.